è stato organizzato dal Movimento 5 Stelle, ma vuole essere un convegno tecnico, quindi non sentirete parlare di politica. Noi abbiamo lanciato un'idea forte, che è quella per cui crediamo si possa generare del cambiamento. L'idea è Venezia totalmente elettrica. Quando si parla di Venezia si comprende anche la città metropolitana, perché Venezia non è solo la città d'acqua. E noi pensiamo che in primis dobbiamo pensare all'ambiente in cui viviamo, alle possibilità che si possono sviluppare con le nuove tecnologie, con le nuove forme di trasporto, a tutto quello che può generare questo campo, che sono moltissimi posti di lavoro. E vi faccio solo un invito: andate pure a scaricare i programmi che tutte le forze politiche in questo momento stanno portando all'attenzione e puntate gli occhi verso quali secondo voi possono essere argomenti che generano e genereranno posti di lavoro nel prossimo futuro. Noi siamo convinti che la mobilità elettrica, le fonti rinnovabili, la green economy possa generare moltissimo, moltissimo lavoro. Io sono Marco Nardin, mi sono candidato per il Senato nel Collegio Veneto 1. Qui con me c'è Enrico Schenato, candidato alla Camera, sempre uninominale per Venezia. E poi lascio anche la parola a Gianni, perché Gianni in questi anni si è battuto molto per questa tematica. Io lo considero un professionista del settore più che un politico, perché ha messo la passione, che è quella che fa la differenza in tutte le cose. E Gianni secondo me ha fatto la differenza anche come politico, perché si è speso molto, ha partecipato a moltissime iniziative e ha sempre portato la visione del cambiamento. Quindi questo lo ringrazio in primis come cittadino, perché mi sento di ringraziarlo per il lavoro che ha fatto e perché ha dato una mano a organizzare questo convegno, trovando dei relatori di spicco che io non conoscevo, e sono ben felice di ascoltare cosa loro ci possono dire, perché la tematica è Venezia città elettrica, si può, vediamo come e parliamone. Grazie, e lascio la parola per un saluto a Gianni. Sì, grazie Marco anche dell'endorsement. Diciamo che non dovremmo essere qui come in tante altre occasioni, questa dovrebbe essere la normalità. I vantaggi della transizione al vettore elettrico, anche per la mobilità, oltre che per il settore termico, sono talmente evidenti, talmente macroscopici, che non ci dovrebbe essere bisogno di questo convegno, dovrebbe essere la normalità, ma l'Italia non è un paese normale, è un paese in retromarcia per quanto riguarda le fonti rinnovabili. Sapete perfettamente che negli ultimi 3 anni abbiamo perso l'11% di produzione di elettricità da fonte rinnovabile. A me vengono sempre i brividi quando lo dico, perché guardare i giornali, i telegiornali, i mass media in generale, vedere che in Cina, in Africa, negli Stati Uniti le fonti rinnovabili stanno crescendo a doppia cifra, e vedere che l'Italia, che ha un irraggiamento solare decisamente interessante, ha prodotto l'11% in meno di elettricità da fonte rinnovabile, chiaramente la dice lunga su quello che è stato il ruolo anticiclico di questa politica, reazionario. Cioè abbiamo avuto una fase di boom, sapete benissimo, con dei conti energia che effettivamente erano esagerati per quanto riguarda l'importo, ma dopodiché l'ordine di scuderia è stato blocchiamo tutto, perché la concorrenza che stanno portando le fonti rinnovabili è troppo elevata e stanno perdendo quote di mercato. Hanno vietato l'utilizzo delle reti private, i sistemi di distribuzione chiusa che sono utilizzati in tutti gli altri paesi. Gli aggregatori li hanno normati 6 mesi fa solo in fase di test, cosa ridicola. La demand response non la possiamo utilizzare. Il V2G è passato finalmente qua nell'ultima legge di mobilità, ma non c'è ancora una norma tecnica che si possa utilizzare. E soprattutto, da più di 5 anni aspettiamo che le rinnovabili possano partecipare al mercato elettrico dei servizi di dispacciamento. Cosa che finché non succederà avremo le fossili che rimarranno vive, perché sapete benissimo nel mercato di dispacciamento hanno il loro grosso guadagno. Sapete tutti che l'anno scorso c'era stata una speculazione che aveva incrementato
in 3 mesi di 1 miliardo la bolletta elettrica, ecco, noi abbiamo denunciato questo sovraincremento, l'abbiamo bloccato e quindi siamo orgogliosi di poter dire che 1 miliardo secco della bolletta elettrica l'abbiamo fatto risparmiare a tutti gli italiani. Ma oltre a questo, da 5 anni proponiamo questa serie di misure a costo zero che farebbero abbassare la bolletta elettrica in tutto, invece che vedere ogni anno questi aumenti. Sapete che anche col 1° gennaio è scattato il 5% per il gas, il 5% dell'elettricità, una cosa che non si può sentire dal momento che le fonti rinnovabili hanno fatto abbassare il PUN, il prezzo unico nazionale, di circa il 40% negli ultimi anni. Quindi è una situazione assolutamente paradossale, come in altre tante cose della politica. Non voglio annoiarvi appunto con discorsi politici, abbiamo detto questo è un convegno tecnico, abbiamo il piacere di avere con noi degli esperti. Alcuni sono qui fisicamente, l'ingegner Sorokin, altri li sentiremo via Skype, se funziona decentemente Skype dovrebbe funzionare, altrimenti ci hanno già preparato un video, quindi abbiamo il backup nel caso che il collegamento non sia buono. E quindi lascio immediatamente la parola all'ingegner Sorokin, che già da tempo lavora per questo progetto e quindi ce ne parlerà, non sarà un discorso filosofico, ma assolutamente pratico. Quindi grazie e buon proseguimento a tutti. Pronto, si sente così? Allora, vabbè, forse è il caso che io mi presento un attimo per chi lo conosce. Io sono un ex ingegnere nucleare, da giovane ho partecipato a qualche progetto nucleare, però diciamo così, dopo un po', ancora prima di Chernobyl, ho ritenuto che non era il caso di continuare e mi sono spostato su tutto il discorso delle energie sostenibili, cioè vuol dire fonti rinnovabili e efficienza, uso razionale dell'energia. Me ne occupo da 30 anni, il motivo anche per cui Gianni mi ha chiamato è perché qualche anno fa io ho partecipato a un progetto di Euro... Stai molto vicino, alza un po' la voce, altrimenti si sente poco. Si sente poco? Si alza un po' la voce. Allora, qualche anno fa io ho partecipato a un progetto qui a Venezia, si chiamava il Solar Bowl Project for Venice, cioè un progetto per la barca solare che proponeva, le barche solari per Venezia. Sapete benissimo che non c'è stato un seguito a questo progetto, a suo tempo abbiamo avuto una buona collaborazione sia col Comune sia con ACTV, che hanno fornito tutte le informazioni che servivano per poterlo portare a termine questo progetto, ma purtroppo, ripeto, non c'è stato un seguito realizzativo, anche se diciamo la parte progettuale l'abbiamo fatto a suo tempo. Adesso io qui vi presenterò delle informazioni in parte provenienti da questo progetto, in parte da successive informazioni, ma comunque sostanzialmente sono i risultati che sono venuti fuori da questo progetto. Allora, Venezia città elettrica, si può fare? Io lo faccio come domanda in questo momento. E diciamo così, la focalizzazione del mio intervento, forse gli altri lo faranno in altro modo, e verso la mobilità elettrica. La mobilità elettrica, io devo per forza occuparmi sia della parte a terra sia della parte a mare, cioè in laguna. Allora, cominciamo con la parte generale a terra, ovvero in generale mobilità elettrica. Per quale motivo vogliamo elettrificare i trasporti? Vanno benissimo così come stanno adesso, potrebbe qualcuno dire, con la benzina, col fossile, col petrolio va benissimo. Invece sappiamo tutti che abbiamo un problema col cambiamento climatico, dobbiamo in qualche maniera affrontare questo problema. Gli accordi di Parigi prevedono che occorre ridurre drasticamente il fabbisogno di fonti fossili nei prossimi decenni. Il secondo aspetto è quello dell'inquinamento. Sappiamo tutti che nella pianura padana in particolare l'inquinamento in inverno diventa un elemento pesante, bisogna ridurre drasticamente e vuol dire intervenire anche sul settore dei trasporti, in particolare sul trasporto privato. Poi il problema del traffico, sappiamo, tutti quanti viviamo quotidianamente gli ingorghi e tutte le ore di tempo perse nelle file in automobile. Poi occorre ridurre il fabbisogno energetico, in particolare ridurre quello fossile,
E l'ultimo, per aprire i trasporti alle fonti rinnovabili, che vuol dire? Perché i trasporti difficilmente possono essere alimentati da impianti solari o impianti eolici e impianti idroelettrici, tranne che attraverso il vettore elettrico. Significa l'elettrificazione dei trasporti diventa una, diciamo, enabling technology, si dice in inglese, cioè una tecnologia che rende possibile l'alimentazione dei trasporti usando le fonti rinnovabili. Queste le motivazioni per cui vogliamo fare questo. Però ci sono dei problemi e io vi devo dare un po' il quadro generale, non soltanto focalizzato sul discorso dell'elettrificazione. Allora, quali sono i grandi problemi dei trasporti? L'abbiamo già detto, l'inquinamento, il traffico, l'inefficienza e il fatto che sono molto energivori, consumano circa più di un quarto, quasi un terzo del fabbisogno di fonte primaria di un paese come l'Italia. Quali sono le soluzioni? In realtà sappiamo benissimo quali sono le soluzioni. La prima soluzione è il cosiddetto modal shift dei pendolari in particolare. Cioè l'80% dei spostamenti avviene su distanze a meno di 25 km. E su queste distanze la cosa ideale è farlo con i trasporti pubblici e non con l'auto privata. Cioè bisogna che facciamo sul serio sviluppare i trasporti pubblici in modo che la gente non è più costretta a usare la macchina. Secondo sono i trasporti non motorizzati, come il bike sharing. L'infrastruttura per i bici, se andate nel nord Europa, vedete che la infrastrutturazione, i parcheggi, i servizi per i pendolari che usano la bicicletta sono molto più sviluppati che in Italia. Poi aree pedonali e i people movers sono delle tecnologie che sono tutte esistenti. Poi l'ultimo è il nostro tema di oggi, cioè l'elettrificazione dei trasporti, perché, l'abbiamo già detto, perché sono pulite, l'energia elettrica è pulita, è efficiente e perché consente di usare le fonti rinnovabili. Però ci sono delle sfide, anche tecnologiche, nella mobilità elettrica. La principale è quello che anche le migliori batterie, quelle a litio, contengono molto meno energia di un semplicissimo serbatoio di carburante. Facendo tutti i conti con tutti i rendimenti, alla fine viene fuori un rapporto 1 a 10. Cioè una batteria a parità di dimensione o peso contiene un quantitativo di energia più o meno un decimo di quello che contiene lo stesso quantitativo in volume o in peso di un serbatoio di qualsiasi carburante, benzina, diesel, quello che volete. Vuol dire che se abbiamo un veicolo che usa una batteria, questo veicolo a bordo ha molto meno energia di un veicolo equivalente tradizionale, non vuol dire che è lento, perché anche un veicolo elettrico può essere molto potente, molto veloce, ma ha limitata autonomia. Però attenzione, il nostro sistema di trasporti è terribilmente inefficiente, noi non ce ne rendiamo conto minimamente. Gli stessi servizi di trasporti potrebbero essere ottenuti con molto meno energia ed inquinando molto meno, ma occorrono per questo mezzi riprogettati a misura per la trazione elettrica, tipo se la Fiat fa la Fiat Panda elettrica e semplicemente prende una normale Panda, toglie il motore a combustione interna e ci mette una batteria, un motore elettrico, non ha fatto niente che una crocco, cioè questo mezzo non è assolutamente ottimizzato per questo tipo di propulsione, per cui non può competere, non funziona. E è così sia a terra sia in acqua, come vedremo adesso fra poco. Allora, questo è un mezzo che fa con un litro di benzina 500 km. Lo so, è un prototipo molto particolare, però vi fa capire che siamo abissi lontani da qualcosa di veramente efficiente. Questa è una macchina efficiente. Non propongo di farla dal punto di vista commerciale, ma ci sono dei mezzi commercialmente disponibili che sono invece abbastanza efficienti. Questo mezzo qui fa 100 km con un litro. Scusate, che cosa sta facendo?
Adesso sta dicendo che sta scaricando la batteria, purtroppo mi dispiace. Quello che ho detto prima ha fatto giusto. C'è il ferito automaticamente. Che è successo? Non è attaccata la scheda? È attaccata, è attaccata. È bello dell'energia elettrica. È bello dell'energia elettrica che fa. È acceso. Se è morto. Ma scusa, sarà automatico? Si ricaricherà automaticamente? Sì, però la sospetta, bisogna riaccendere. Il trasformatore è LED acceso, perché mi sembra che il trasformatore funzioni. Sì, però bisogna accendere questo. Mi dispiace. È su drive la presentazione? Sta sul computer. Non su drive. Ma io ce l'ho anche su drive. No, adesso continua così. Retto rettilazione. Cioè, vabbè, va attraverso quale. Io non su pen. No. Se io ho su pen. Allora, se c'è su pen, passiamo lì. Sì. Beh, intanto questa più. Buono. In effetti è successo spento. Setup? No, è la spina partita. Adesso basta cliccare lì, no? Sopra la invece che tiene un po' difettoso. Ecco. Voi vedete? Perfetto. Allora, questo dicevo è un mezzo triciclo, che tra l'altro anche si mette in curva, così si inclina, che è molto più efficiente di quello che siamo abituati noi oggi, cioè fa 100 km al litro. Aspetta, scusate. Allora, questo invece è un bolide elettrico che fa 200 km all'ora di velocità, cioè una cosa pazzesca, e accelera in 5 secondi a 100 km, fatto dai svizzerotti qui vicini di casa vostra, sta a Winterthur, e diciamo fa 100 km consumando energia elettrica pari a un euro di costo, cioè saranno 5 kWh, qualcosa di questo genere. Per cui anche questo è una macchina, un mezzo estremamente efficiente. Qui vi faccio un confronto, attenzione, l'auto tradizionale è composta da moltissimi pezzi meccanici complicati e costosi da fabbricare, penso che questa immagine rende il concetto. Adesso vi faccio l'esempio invece di quello che succede con la macchina elettrica. Chiaramente qui manca la carrozzeria, ma la carrozzeria ci metti quello che vuoi là sopra. Il punto è che la tecnologia sta tutto qui dentro, in questa specie di skateboard, come lo vuoi chiamare. Perché qui ci sono le batterie stanno qua dentro, e tutta l'elettronica sta dentro, e i motori stanno nei mozzi. Questo è un mozzo. È il motore, ci sono due motori sui due lati, oppure anche quattro motori, questo dipende dall'applicazione. Se vuoi ha quattro motori, ma bastano anche due motori, e basta, non c'è niente, è tutto statico. Lo guidi con un joystick, come fanno i piloti degli aerei commerciali oggi, cioè con joystick ormai. Chiaro che questo ha un costo molto meno di quella macchina complicata alla quale siamo abituati oggi. Invece le nostre industrie automobilistiche continuano a proporre questa macchina sostituendo semplicemente quel motore a combustione interna con un motore elettrico e con la batteria. È chiaro che questo è un veicolo non efficiente e anche economicamente sproporzionato come costo. Ma se lo progetti appositamente in questo modo diventa tutta un'altra cosa. Poi si tende a standardizzarlo, ripeto, puoi metterci qualsiasi carrozzeria sopra, anche un pick-up, quello che volete. Qui, mi dispiace, questo in inglese avrei dovuto tradurla, comunque vabbè, non serve che entriamo nel dettaglio, però vedete che sono la Siemens che sta lavorando su questo tema e sta sviluppando tutta la componentistica elettronica e anche elettromeccanica che servirà per mettere in pratica questa filiera tecnologica, cioè motore, freni, tutto quanto, cioè non c'è più trasmissione, per esempio, la trasmissione non c'è più, non c'è più bisogno, perché tutto sta concentrato dentro il mozzo. Ci sarebbe anche il grosso tema dei veicoli senza guidatore. Io sono venuto oggi da Roma con l'aereo, e sono andato all'aeroporto, sia a Roma, dal parcheggio verso l'aeroporto, sia qui a Venezia, poi vabbè, qui mi avete preso voi,
però diciamo così, oggi come oggi i maggiori aeroporti mondiali sono ormai dotati di questo tipo di veicoli che fanno questo tipo di servizio shuttle in giro per l'area del trasporto, l'area locale dell'aeroporto, e prima o poi questo servizio si espanderà o si sta già espandendo verso aree diciamo urbane. Io so che per esempio lungo la Seine a Parigi esiste un servizio di questo genere e molti altri posti, però non voglio adesso concentrarmi su questo tema perché diciamo si porta un po' fuori. Però scusi, questo no, è un veicolo senza la cabina di guida, il guidatore, sì. Non ne ha bisogno perché è un robot che va dove vuoi tu. Ritorniamo un attimo al discorso dell'efficienza. Qui avete il confronto. A sinistra 30-40 persone che devono essere trasportati, e se usano una macchina individuale questa è la quantità di macchine e di spazio che occorre per trasportare queste persone. Al centro le stesse persone se usano la bicicletta, a destra invece le stesse persone trasportate se usano invece un normalissimo autobus. Per cui quello che voglio dire è muovere un mezzo, come è scritto in cima, individuale, che pesa circa 1500 kg, per trasportare una sola persona, cioè 85 kg di prodotto vivo che viene trasportato, è terribilmente inefficiente. Cioè il 6% sposti 1500 kg per portare una persona di, cioè 85 kg, è folle. Noi lo consideriamo normale. L'autobus, come dicevo poco fa, è molto più efficiente da tutto il punto di vista perché lo spazio occupato è molto minore, l'inquinamento, il problema del traffico non c'è più, l'energia consumata è molto minore rispetto al 30-50 automobili che vedete a sinistra. E purtroppo però noi questo spreco non lo viviamo e non lo vediamo. Adesso faccio un salto sull'acqua, sul mare. Sul mare abbiamo invece un grosso vantaggio, perché lo spreco si vede. Perché l'onda generata da una barca è energia sprecata. Perché fare un'onda, chiunque di voi che è stato al mare a farsi diciamo accarezzare dalle onde in caso di tempesta avrà visto che la potenza di un'onda, quando ti arriva addosso, è forte. Cioè è tutta potenza che viene sottratta al veicolo. Viene generata dal motore e viene sottratta dal veicolo. Per cui questa è la quantità di onda che una barca genera, è sintomo della quantità, è proporzionale alla quantità di energia che viene sprecato. E questa energia viene fornita dal motore e finisce semplicemente per muovere l'acqua invece che lo scafo. Qui vedete una barca che viaggia e anche questo è spreco di energia, e lo vogliamo considerare normale? Che sprechiamo tutta questa energia. Qui una scena del Canale Grande a Venezia, e anche qui, anche se questi signori viaggiano lentamente, c'è perfino il motoscafo dei carabinieri in mezzo, ma vedete che un po' di onda li genera, questi motoscafi la generano. Qui in uno dei canali, questo singolo motoscafo viaggia lentamente ma genera parecchia onda e crea danni alla città. Questo invece è un mezzo che va molto più veloce e non fa onda. Non fa onda perché è molto efficiente, perché ha bisogno di pochissima potenza. Quattro persone producono circa una potenza di 400 watt, cioè 0,4 kW. Questa è la potenza che questi signori possono erogare. Più o meno si sa quant'è la forza di un essere umano, e riescono a viaggiare a una velocità molto superiore senza produrre onda. Vuol dire che questo è un mezzo veramente efficiente. Devo anche dire anche i vaporetti di Venezia sono molto efficienti, hanno carene dislocanti e sono ottimizzati per fare poca onda e sono molto efficienti, tranne che per il fatto che consumano più del 50% di tutta l'energia che consumano nelle manovre di fermata, di frenata alle fermate. E questo è un problema di conduzione, organizzativo e di conduzione. Cioè, con la fretta che hanno i conduttori,
di fermarsi e poi ripartire, fanno delle manovre abbastanza violente che consumano un mucchio di energia, provocano anche vibrazioni, rumori e consumano infatti molta energia e anche onde, generano onde che potrebbero essere, diciamo, molto ridotti semplicemente rallentando un po' l'orario. Se non ci fosse tutta questa fretta, potrebbero farlo molto più tranquilli. Poi si potrebbe anche pensare a fare dei freni idrodinamici, cose di questo genere, ma comunque lasciamo stare. Qui abbiamo il vaporetto elettrico che risale al 1994, più di 20 anni fa, che è stato realizzato da ACTV, mi sembra che a suo tempo è costato 1.500 milioni di euro, l'equivalente circa. E si è trasformato in questo vaporetto dell'arte che circola, penso, ancora oggi, ma non so fino a che punto è di successo, nel senso che da quello che vedo nei giornali scrivono sì o no, vabbè, ogni tanto viaggia, ma non è un successo commerciale. Qui abbiamo invece la mappa dei limiti di velocità a Venezia, per cui non si può andare velocemente a Venezia, bisogna osservare questi limiti, cioè nei canali 5 km l'ora, e in canale grande 7 km l'ora, nella Giudecca 11 e così via, soltanto nella laguna aperta si può arrivare fino a 20 km l'ora, per cui in verità questi mezzi, basta che viaggiano a queste velocità, non dovrebbero fare troppo danno. Invece il problema è questo, che le carene che sono usate a Venezia sono di tipo plananti, che vedete che hanno questi spigoli, e questi spigoli generano, non sono ottimale dal punto di vista fluido dinamico, cioè servono per far planare il mezzo, ma significa andare veloce, cioè sono progettati per andare oltre 10 nodi di velocità, ovvero 18 km l'ora, ma sono poco adatti per i canali di Venezia. Adesso vi faccio una provocazione, questo è un mezzo che plana benissimo, perché c'è una superficie piana sotto e basta avere un'adeguata motorizzazione. E va benissimo, però non è questo che è l'ideale, l'ottimo per Venezia. Questo invece è un motoscafo elettrico che è stato fatto per la provincia di Venezia, però anche qui il problema è questo, ok, hanno preso il normale motoscafo, come fa la Fiat con la Fiat Uno, e invece di metterci il motore a scoppio l'hanno tolto e ci hanno messo dentro lo stesso motoscafo identico un propulsore elettrico. Però questo motoscafo ha carena planante, per cui è progettato per andare veloce, per cui è poco adatto sia per Venezia sia per la propulsione elettrica. Anche questo è una imbarcazione più recente che è stata introdotta a Venezia, si chiama Scossa, è un mezzo ibrido diesel elettrico, molto, diciamo, promosso ultimamente, ho visto nei giornali, e in laguna aperta questo mezzo usa il motore diesel e viaggia fino a 30 km l'ora, a parte il fatto che è proibito, ma comunque può arrivare fino a 30 km l'ora di velocità. All'interno dei canali usa invece la propulsione elettrica e viaggia entro i limiti, come dicono, di 5-7 km l'ora, però anche in questo caso la carena è disegnata per la velocità, è una carena planante. Non è adatta né per Venezia né per la propulsione elettrica. Questo è il risultato che avevamo fatto a suo tempo quando abbiamo fatto il nostro progetto di barca solare per Venezia, e vedete questi tetti blu, queste superfici blu dovevano essere celle fotovoltaiche, e era fatta con una carena invece dislocante, non planante, però rientrava benissimo nei limiti di velocità consentiti a Venezia, nei canali di Venezia. Questa è un'altra immagine della stessa barca che purtroppo non è stata mai realizzata. Allora, i risultati di questo progetto Barche Solari per Venezia sono stati: i vantaggi di questa tecnologia sarebbero zero inquinamento e zero rumore, questa tecnologia consentirebbe di tutelare la città, poca onda, genera poca onda, creerebbe un interessante richiamo turistico. Tecnicamente ed economicamente queste barche sarebbero assolutamente realizzabili, cioè
insisto, sia tecnicamente sia economicamente sono realizzabili, cioè non sono più costosi, potrebbero anche essere meno costosi delle barche che sono attualmente usate a Venezia. Gli ostacoli che abbiamo trovato, che hanno impedito che questa tecnologia sia stata introdotta a Venezia, sono stati esclusivamente di tipo organizzativo, di normativa e culturale. Cioè, è stata netta la preferenza degli operatori e anche di utenti, turisti, quello che volete, verso imbarcazioni veloci e con motori potenti, piuttosto che batteri compatibili con le esigenze di tutela della città. Invece ACTV, per esempio, che ci ha provato diverse volte a introdurre il vaporetto elettrico, si è trovato a non riuscire a gestire, io lo chiamerei il problema cioè avere tante pecore nere, le tante pecore nere ce l'ha una bianca e non riesce a gestirla, perché i tempi di ricarica delle batterie non sono gli stessi tempi del andare alla stazione di servizio e caricare invece il combustibile. Ci vuole un'ora o due ore di ricarica durante il giorno per il veicolo elettrico, che scombussolava l'orario dei trasporti di ACTV. Per questo motivo non l'hanno mai messo in linea il veicolo, cioè il vaporetto elettrico. Io qui la parte nautica avrei finito qua, però vorrei farvi una piccola provocazione di nuovo ritornando a terra. Vi ricorderete di questa tecnologia dei vecchi filobus che si usavano una volta per i trasporti pubblici? Adesso vi faccio vedere quello che ci aspetta nel prossimo futuro. Questo è un veicolo Scania, cioè della Volvo in particolare, che attualmente viene sperimentato sia in Svezia che in Germania su un tratto di autostrada per l'elettrificazione dell'autostrada. Cioè funziona in questo modo, che sì, l'idea è quella di avere una corsia dell'autostrada o di tutte le tangenziali, quello che volete, elettrificate in questo modo, e a questo punto il trasporto può avvenire, cioè il veicolo si ricarica la sua batteria in viaggio, per cui mentre viaggia su lunghe distanze viene alimentato attraverso questo sistema. Poi l'ultimo miglio, quando scende dall'autostrada, esce dall'autostrada e arriva alla destinazione, quell'ultimo miglio si fa con la batteria, ma solo quell'ultimo miglio, cioè gli ultimi 3, 4, 5 chilometri, il resto si fa con l'alimentazione in questa maniera. Allora a questo punto non ce n'è più bisogno della batteria super grande e super costosa, e tutto questo sistema, cioè questo veicolo, costa se non uguale, ma secondo me anche meno di un veicolo equivalente moderno di oggi. Questa qui invece è un tram che esiste già da anni a Bordeaux in Francia, che vedete non ha più nemmeno la linea aerea e non c'è il pantografo, perché c'è una linea affogata nell'asfalto, nella strada, sotto una terza rotaia che provvede all'alimentazione di questo tram. Sono queste le tecnologie che nel prossimo futuro, secondo la mia opinione e anche gli altri, prenderanno il piede, che purtroppo, devo dire, i nostri media non ci raccontano. Cioè, io di queste tecnologie qui non ho mai visto nessuna trasmissione in Italia che presentava, cioè si parla tanto di batterie e del problema delle batterie, ma con questa maniera, in questa maniera, il problema delle batterie diventa un non problema. Perché a questo punto basta una batteria che ti dà 5-10 km di autonomia, dalla più vicina autostrada elettrificata fino a casa tua, e hai risolto il problema. Poi c'è anche l'idea di fare dei sistemi di ricarica wireless, cioè senza filo, che diciamo anche qui consentirebbero di ricaricare le batterie in viaggio. Consentitemi un'ultima piccola provocazione. Nella pianificazione urbana può capitare dover affrontare delle scelte impopolari. Allora, pensare di risolvere un problema di traffico aumentando il numero di corsie di una strada, che è la cosa che fanno maggiormente normalmente i nostri gestori, equivale a voler risolvere un problema di obesità allargando la cinghia. Spero che il concetto diventa chiaro. E va bene, questo è quello che ci aspetta.
Grazie professore, la sua è stata una lectio magistralis e abbiamo apprezzato molto, voglio dire, l'intervento. Volevo chiedere se ci sono intanto domande dal pubblico, se eventualmente qualcuno è interessato a fare qualche, presentare qualche, cioè qualche quesito particolare, altrimenti io avrei una domanda, non so se banale, ma banalmente volevo chiedere anche io una... Posso? Se nessuno vuole fare una domanda, volevo lasciare prima lo spazio al pubblico che è sovrano, prego. Solo dire, no, che comunque io si sente? Perché siccome non so se non funziona. Sì, io la sento. Devo passare il microfono? No, se no, ma serve, non serve secondo se me. No, se vuole venire più avanti. No, ma... Venga lei qui, venga lì. E così magari si fa vedere. No, io volevo solo dire questo, io mi occupo di infrastrutture, no, di quelle tipologie serviarie che conosco, integrative, serviarie e sediative, no? Ma dico che, cioè voglio dire, però l'osservazione banale è, intanto non bisogna pensare di vincolarsi troppo le auto, perché semmai l'auto può servire per esempio nella condivisione, no, di un trasporto in certe zone particolari, si può pensare a questa soluzione. Ricordiamo che l'auto in sé occupa, cioè per pianificare quindi dal punto di vista urbanistico, no, l'uso di un'auto, bisogna pensare dal punto di vista spaziale almeno a 20 metri quadrati, che significa la verità, il parcheggio, no, e cose di questo tipo. Quindi non bisogna vincolarsi a questo, e anche non bisogna troppo vincolarsi, mi faceva anche un po' sorridere prima quella soluzione che ha fatto Svezia di un tir, no, con delle caratteristiche, no, veicolari. Allora bastava fare un treno, no, sulla parte laterale della, e si trasportano molto più merci. Quindi cioè il problema è anche che c'è un potere, no? C'è un potere, no, di certe categorie, no, professionali, per le quali, allora, le soluzioni devono essere sempre parziali, no? Cioè per esempio in Venezia, questa è veramente una provocazione da parte mia. Si pensa che il trasporto deve avvenire per acqua, ma non è mica così. Ma affidiamoci alla grande cultura del progetto e pensiamo a delle infrastrutture, per esempio fuori nelle banchine, che possano trasportare la gente, e possono trasportare la gente senza uso né di battelli, no? Né di, no, capito? Non usando l'acqua, ma usando appunto delle infrastrutture veicolari, dei piccole strutture, e valutando, i progettisti sono in grado di trovare soluzioni ottimali da questo punto di vista, anche sul piano architettonico. Quello che voglio dire, non c'è cultura del progetto, c'è sempre cultura prescrittiva, no? Che domina, prescrittiva e prestazionale. Io vengo da un convegno, adesso il terzo convegno, è stato qui a Marghera, sulla sostenibilità ambientale nella fase delle costruzioni, sono dominate da questo, ho fatto infatti un intervento alla fine, no, che ho detto bene, si comincia da lì, perché hanno cominciato un intervento finale pensando all'integrazione degli obiettivi dell'ONU sulla sostenibilità in senso lato, no? Da un intervento finale, mentre tutta la parte iniziale trascurava, no, quello che è la concezione integrata, no, il problema dell'interdisciplinarità del progetto, no, per ottenere veramente soluzioni sostenibili per la nostra città. Se vuole rispondere, magari prima. Ma la mia risposta non può essere, diciamo, approvativa, nel senso che io sono d'accordo con lei. Non è che non c'è un conflitto fra le nostre opinioni. Cioè, il problema del trasporto è un problema culturale, sostanzialmente. Cioè siamo abituati a fare all'automobile e dobbiamo infatti cominciare a, diciamo, ridurre l'uso dell'automobile. L'automobile è diventata una schiavitù. Se pensate quanto del vostro budget personale va ad alimentare l'automobile, il 20% ognuno di noi spende per la sua automobile. Temo forse anche di più. Queste sono anche le distanze, no? Perché ed è un mezzo che per il 95%, 97% del suo tempo è fermo. Esatto, assolutamente. Per cui io non posso che essere d'accordo con lei. È inefficiente come trasporto. Altre domande? Io volevo solo dare delle conferme. Sono un operatore del settore, lavoro per un'azienda che lavora nella mobilità elettrica con la fornitura di colonnine o altro, e abbiamo sperimentato una natante sul lago di Garda completamente a mobilità elettrica, quindi la cosa è fattibile,
ci sono dei costi in questo momento superiori più che altro per il discorso del costo della batteria e sicuramente il problema grosso dell'autonomia, quello che abbiamo riscontrato. Essendo nel campo, rilevo che in questo momento il problema più grande sul nostro territorio è quello della disponibilità di colonnine elettriche di ricarica. Questo è quello che sta bloccando il mercato. Io volevo fare una richiesta al Movimento 5 Stelle, dal momento che comunque è un convegno anche politico, è quella di attivarsi nel prossimo, se dovesse andare al governo, ma anche se dovesse essere all'opposizione, di attivarsi per trovare delle forme di incentivazione, magari defiscalizzando l'IVA, come fatto in alcuni paesi europei nei primi anni, e per favorire l'acquisto dell'autovettura. In questo momento noi abbiamo questa grande difficoltà, non vi nascondo che una parte del turismo tedesco e austriaco, che è molto più avanti di noi, a parte l'olandese, ha dei problemi di ricaricare le loro autovetture anche nel nostro nord-est. E pensate addirittura che a Tarvisio l'Austria ha comprato un parcheggio per mettere delle colonnine di ricarica, perché i loro turisti devono trovare un modo per ricaricarle. Quindi questo volevo dare... Posso vai io? Ma banalmente lo chiedevo, si parla, noi abbiamo lanciato questa, chiamiamola provocazione in senso buono, Venezia interamente elettrica. Lei, in base alla sua scienza ed esperienza, quale potrebbe essere, diciamo, la tempistica, cioè entro quanto potremmo arrivare mai a una, diciamo, una previsione di questo tipo? Non so se mi spiego. Sì. Perché noi, scusi, nel programma abbiamo detto vogliamo, diciamo, trasporti elettrici, ci siamo dati un obiettivo nel nostro programma. Mi pare sia 2050, Gianni, non vorrei sbagliare, ma non vorrei, diciamo, ma credo di non sbagliare, perché l'ho visto proprio oggi. Sì. 2050 è uscita completa dalle fossili, sì. Però siamo andati subito un obiettivo immediato, 1 milione di auto elettriche il prima possibile. Allora. E questo è assolutamente congruente e convergente con quello che dice l'Unione Europea, che intanto in un libro bianco già nel 2011 diceva che entro il 2030 metà delle auto a combustione interna nelle città devono sparire. Cioè già l'Unione Europea dice 2030 metà delle auto nelle grandi città non devono più essere motori a scoppio. E in più il Fondo Monetario Internazionale, l'Agenzia Internazionale dell'Energia dice che entro il 2030 150 milioni di veicoli devono essere elettrici se vogliamo rispettare il vincolo COP21, quindi gli obiettivi di Parigi. Quindi il nostro obiettivo, 1 milione di auto elettriche, è assolutamente in linea con questo. Adesso, scusate, accelererei un attimo il timing, perché abbiamo una persona in Cina, lì è 1:30 di notte, quindi gli farei fare il suo intervento e poi lo lascerei andare a dormire. Quindi intanto lo ringrazio da subito per la pazienza e la gentilezza e approfitto anche per presentarlo. È il professor Michele Geraci, è italianissimo, come capite dal nome, è siciliano, una persona che è laureata in ingegneria, poi ha avuto un master in economia, quindi ha lavorato per primarie società nel campo delle telecomunicazioni e poi anche nel campo della finanza, anche se si occupava della parte, diciamo così, più tecnica, perché lui faceva le valutazioni tecniche su acquisizioni di determinate imprese appunto nel settore tecnologico. Adesso è in Cina da 20 anni. Insegna lì in mandarino, parla 5 lingue, è una persona che se voi cercate su internet viene intervistata dalla NBC, dalla BBC, dalla ABC, dalla CBC, viene intervistata da tutti tranne che dagli italiani e gli chiedono sempre pareri su come utilizzare le best practice cinesi, perché è vero che la Cina è ancora tra i più grandi inquinanti al mondo, ma è altrettanto vero che è stata la prima a invertire la curva del carbonio, quindi adesso la sua quantità di emissioni di CO2 sta diminuendo. La Cina in questo momento ha 220.000 autobus elettrici che girano per strada. Se facciamo la proporzione, visto che la Cina ha 22 volte più abitanti dell'Italia, noi dovremmo avere 10.000 di autobus elettrici che girano. Ora non so voi, ma io con i miei conteggi vado sui 50-100 autobus elettrici che girano in Italia, per cui credo che siamo decisamente in ritardo. Bene, ce l'abbiamo, a posto. Proviamo a vedere se ci sente. Siamo noi che lo sentiamo. Perché non esce? Vuoi parlare dal mic che mi tiene il microfono. Ci sente? Adesso bene, mi sentite? Sì.
Ecco, allora, visto che c'è sicuramente un ritardo, facciamo, quindi non facciamo domande, ma partiamo subito con l'intervento e quindi la ringraziamo per averci aspettato. D'accordo, grazie. Grazie a voi per l'invito, grazie all'amico Gianni Girotto. Quindi qui sono sì, le due di notte, ma è un piacere dare un contributo per cercare di portare avanti il dialogo su quello che diciamo, sta succedendo in altre parti del mondo. Quindi una mia breve testimonianza sulla Cina. Intanto adesso rientrando in hotel, proprio un'ora fa, ero in un taxi, ho chiesto, non sentivo il rumore, ho chiesto al tassista, ma è un'auto ed è elettrica, si è girato, mi ha guardato come se avessi fatto una domanda di chissà cosa, ha detto è ovvio che è elettrico, perché questo è quello che usiamo. Quindi questo, io sono adesso ad Hangzhou, la città dove è stato fatto il G20. Cosa sta succedendo in Cina? Molto, molto brevemente, come sappiamo l'economia statalista del governo ha un piano quinquennale molto simile a quello che hanno le aziende, con un consiglio di amministrazione rappresentato dai vari ministri, il CEO che è il presidente della Cina, e si decide cosa si deve fare nei 5 anni successivi. La Cina cosa ha fatto? Nei 3 decenni precedenti è cresciuta, il PIL è cresciuto di circa il 10%. Le acque sono inquinate, i fiumi sono inquinati, l'aria è inquinata, il cibo è inquinato, ci sono materiali, ci sono scandali, e quindi negli ultimi 5 anni il governo ha fatto una marcia indietro, ha girato la vite, ha detto bene, d'ora in poi, adesso che vi siete arricchiti, adesso il prossimo obiettivo è ripulire il nostro paese, e quindi adesso l'economia green è al centro di tutte le politiche economiche del governo cinese. Attenzione, siccome in Cina non ci sono le elezioni così come da noi, l'avanzamento, la promozione dei funzionari da sindaco di una città a presidente della provincia e così via avviene attraverso un sistema a punti. Da 5 anni a questa parte un punteggio importante è dato da quanto il governatore locale riesca a raggiungere questi obiettivi di economia verde, non più soltanto su PIL, ma anche su obiettivi diciamo più sostenibili. Quindi non solo il governo ha questo obiettivo, ma dà gli incentivi anche ai governatori diciamo di seconda, di terza, di quarta fascia di raggiungerli. La caratteristica del governo cinese è che tutto quello che dice lo fanno, perché appunto è un piano e si fa. Cosa hanno? Un piano in 8 punti, molto, molto velocemente. Si basa sul miglioramento dell'influenza della produzione di energia, punto 1. Punto 2, miglioramento sull'efficienza dei consumi, punto 2. Punto 3, uso sempre maggiore di fonti rinnovabili, idro e anche nucleare. Si passa anche a cercare di minimizzare quello che è l'uso di idrocarburi, anche con metodi un po' tecnologicamente più avanzati, si cerca un po' di limitare l'uso per esempio della manodopera con istituzioni di miniere di carbone completamente automatizzate. Ricordo che il carbone in Cina purtroppo, ed è questo il motivo per cui il sistema si è un po' inquinato, è circa il 60% della produzione di energia, e la Cina deve andare al di sotto del 50%. Cosa avviene adesso? Avviene che questi diciamo grandi proclami, grandi punti generali del governo debbono essere poi messi in pratica. Come vengono messi in pratica? Abbiamo visto un incentivo, che è l'incentivo che si dà ai governatori. Ma qual è l'incentivo per la gente comune, per i consumatori? Vi faccio un esempio particolare. Qui dove sono a Hangzhou, è una delle città più ambite dalla popolazione cinese, che si trasferisce ogni anno dalle campagne alle zone urbane. Ogni anno 20 milioni di persone migrano, quindi questi sono i numeri che abbiamo in Cina. Il governo deve gestire questo flusso migratorio. È chiaro che non c'è spazio per tutti. Allora cosa si fa? Le città più ambite chiudono un attimino le porte, hanno dei sistemi a punti, se la persona che vuole trasferirsi in città ha un certo grado di istruzione è benvenuta, se no meno, a seconda di quali sono le esigenze del mercato del lavoro. Attenzione però, se si acquista un'auto elettrica,
si accede automaticamente alla cittadinanza. Quindi chi vuole trasferirsi da una zona rurale qui a Raggio, dove sono io, o a Shanghai, è sufficiente che acquista un'auto elettrica e in un attimo acquista la cittadinanza ambitissima, perché la cittadinanza di un posto come Shanghai dà diritto a un sistema sanitario, accesso a scuole per i figli, fondi pensione che altrimenti non si hanno, perché qui la residenza è molto segregata tra chi vive in un posto e chi non può avere accesso a un altro posto. Il secondo incentivo che il governo dà a chi acquista un'auto elettrica è quello di avere la targa della città. In Cina funziona un po' come se ognuno può guidare solo nella propria città e non in altre, come se uno da Roma con la targa Roma va a Milano, è arrivato al Casello, deve scendere, posteggiare perché non può accedere al centro urbano di Milano, e così è a Shanghai. E quindi invece chi acquista un'auto elettrica, oltre ad avere quel certificato di residenza di cui parlavo, ha anche tale, quindi praticamente può circolare in città. E questo cosa crea? Crea un sistema dove gli interessi dei governanti al governo e a livello provinciale, i sindaci, sono completamente allineati con quelli dei cittadini. Ed è questo uno dei motivi per cui le cose poi si fanno, perché c'è questo allineamento di interessi. Vi faccio un esempio: Shenzhen, una città al confine con Hong Kong, molto famosa perché è stata una delle prime città dove nel 78 sono state portate avanti delle riforme economiche. Negli anni 70 Shenzhen era una città di 30.000 persone, adesso, non mi faccio indovinare, sono 10 milioni. In 30 anni la città è passata da 30.000 a 40 milioni. Sapete quanti sono gli autobus elettrici che girano in questa città di 10 milioni di persone? Tutti. A Shenzhen, una megalopoli, la quarta città della Cina di 10 milioni, non c'è un autobus che va a combustione. Sono 18.000, credo 17.000 autobus, tutti elettrici. I taxisti sono 60, il 70% è 13.000, anzi tutti elettrici, tra un paio d'anni diventeranno tutti elettrici. Quindi il trasporto pubblico, scusate, non di Venezia, di poche centinaia di migliaia di persone, ma di Shenzhen, 10 milioni, è al 100% elettrico oggi. Cosa vuole fare il governo? In un ambito più generale, su tutta la Cina, entro il 2025, cioè tra 7 anni, bisogna produrre ogni anno 7 milioni di veicoli elettrici. Adesso la Cina ha prodotto circa 700.000, quindi un passo che è da 1 a 10 nei prossimi 7 anni, che porterà al 2025 ad avere un parco di veicoli circolanti elettrici in Cina pari a circa 35 milioni di veicoli elettrici in Cina. Quindi sono numeri importanti. Tanto che proprio un paio di giorni fa avevamo preso contatti, c'è una diatriba tra Tesla e il governo cinese, perché Tesla vorrebbe produrre auto elettriche in Cina, e quindi un po' così superando il problema dei dazi, e il governo cinese, che notoriamente è sempre stato un po' dietro la tecnologia, quindi chiude un occhio pur di avere società di alta tecnologia occidentale che portano il know-how, adesso invece il governo cinese ha detto no, scusate, anche a noi Tesla non ci serve più, perché abbiamo le nostre società di automobili che fanno molto più quello che fa il grande Elon Musk, ma a questo punto Cina non ha più bisogno di Tesla, ha una produzione interna in alta tecnologia che è con 35 milioni di cui vi parlavo prima. Quindi il titolo di oggi della discussione è: si può fare Venezia elettrica? Io direi se lo passi bene, che ha 10 milioni, non soltanto si può, ma credo si debba fare. Questo è un esempio che in pochi minuti vi ho voluto così un po' trasferire da quello che ho visto qui, dico qui da 10 anni, però dire che abbiamo qualcosa che dobbiamo un attimo imparare anche dalla Cina, perché adesso la Cina è all'avanguardia in tutto questo sviluppo di tecnologie, cioè la spinta
linea del governo, mi fa piacere che voi abbiate questa iniziativa, perché ci deve essere questo allineamento di interessi tra i cittadini, tra i governanti di medio livello e tra chi è poi al governo centrale. Questo in Cina sta avvenendo. Quindi vi ribadisco che 35 milioni di auto è l'obiettivo del governo tra 7 anni circolanti in Cina. Non ha bisogno di Tesla, lo fanno da loro. E vi do un'altra chicca, una grossa società americana tra un poco verrà anche acquistata dalla Geely, che ha già acquistato la Volvo in Svezia qualche anno fa, proprio perché la Cina sta diventando il massimo mercato, come lo è già ora, ma sta diventando il massimo mercato per auto elettriche, facendo acquisizioni in giro per il mondo e andando a prendere tecnologie, know-how e esperienza dai vari posti del mondo. Quindi tra poco ci sarà anche questa ulteriore acquisizione. Quindi è quello che fa il governo cinese. Quando può, fa da sé. Quando non può, acquisisce, importa e sviluppa il mercato interno. Sempre per il diritto dei cittadini. Concludo qui, mi avete dato circa 10 minuti, credo che il tempo sia tirando. In un certo senso, se ci sono domande, sono comunque disposto, se la tecnologia lo consente, ditemi voi, se no mi fermo qua. Però forse una o due domande le potremmo fare, ditemi voi. Sì, approfitto a farne una io. Quindi io personalmente sono molto invidioso di quello che ha raccontato e della normalità con cui ce l'ha raccontato, no? E quindi noi viviamo invece in un paese che di normale sta avendo ben poco. E quindi secondo lei quali sono le prime mosse che dovremmo fare? Perché stiamo parlando di due mondi che sono completamente opposti. Uno la Cina che sta investendo continuamente sulla green economy, sulle auto elettriche, e noi invece che abbiamo ancora le lobby che vogliono andare avanti con il tradizionale. Quali sono secondo lei i primi passi che dovremmo fare, i primi come cittadini, poi come politica, per almeno prendere la visione dell'obiettivo a lungo termine che dovrebbe essere quello di avere della mobilità totalmente elettrica? La Cina è il fantasma, per esempio, la Cina contro le macchine a combustione interna. Chi produce, qualunque produttore di veicoli in Cina, che lo tira l'anno più di 30 anni fa, è soggetto a delle penalità, quindi paga. Il governo utilizza questa legge e questo è un incentivo per il produttore di non superare un certo numero. Secondo, se produce, il produttore riesce ad aumentare l'efficienza degli autoveicoli, e sto parlando dai 250 ai 300 km senza ricarica, chi supera, chi riesce a produrre un prototipo, cioè scusate, non un prototipo, una cosa che fa sul mercato a 7 milioni all'anno, che riesce a fare 300-400 km senza carica, ha degli incentivi, 20 km senza sussidi del governo. Quindi questi sono, mi guarda, sbalordito. La cosa che cade dalla fermo vuoto, il presidente Xi Jinping vuole fare della Cina un mercato verde e quindi dà alle 20 maggiori società produttrici di automobili questo incentivo. E il rapporto di ricerca sul PIL della Cina è il doppio con l'italiano, siamo intorno al 2,8% contro il nostro 1,3-1,4%. Io faccio l'economista, però i miei colleghi ingegneri dalla Germania, dalla Francia, dall'America volano in Cina perché hanno 1 milione di euro testa di fondi di ricerca. E mi sorge un'altra domanda, e quanti invece dall'Italia, specialmente del governo, volano là per magari scopiazzare qualcosa? Scusi, dall'Italia alla Cina? Dalla Cina all'Italia. No, dall'Italia alla Cina per venire a vedere qualcosa. Ma pochissimi, guarda, io sono qui da 10 anni, nell'ambito del mio lavoro ho avuto modo di conoscere tutti i ministri che vengono qua, che si sono così avvicendati negli ultimi anni, i ministri italiani, il sottosegretario. Noi abbiamo un sistema che non è, quello che dico, centrato sulla Cina. Abbiamo una politica atlantica che però deve un attimino guardare.
Natale, c'è la Via della Seta, c'è la Cina, dobbiamo venire qui ed è poi un po' il lavoro che umilmente cerco di fare, di almeno lei mi chiedeva cosa dovrebbe fare il cittadino comune, almeno informarsi e girare lo sguardo verso est per vedere che c'è un miliardo di persone che vivono in un modo completamente diverso, che è molto diverso da quello che si pensa. Quindi la conoscenza, lo scambio, così anche noi che facciamo i professori anche in Italia a fare la faccia del corso, si è verificato oggi, quindi anche questo è un momento di scambio, dobbiamo incrementare questo flusso. E sono sicuro che quando dovete andare al governo ci sarà molto interesse anche verso questo fenomeno che è il futuro. La Cina è il futuro. Bene. Volevo sapere se gli autobus elettrici. Vorrei sapere se gli autobus elettrici di cui parla in Cina sono di tipo a batteria oppure a filobus. A batteria. Ok, io la ringrazio veramente a nome di tutti, perché penso sia stato un intervento molto molto illuminante e quindi qua al tempo adesso abbiamo altri interventi molto interessanti e quindi la ringrazio per aver aspettato il nostro collegamento e speriamo di avere la possibilità di incontrarci, proprio perché magari lei venga dalla Cina qua fisicamente in Italia per raccontarci ancora cosa si potrebbe fare per dare una mano a questo paese. Grazie ancora e buonanotte. Rifacciamo un altro cambio. Sì, allora adesso abbiamo un altro ospite che è rappresentante di Green Building Council Italia. Green Building Council naturalmente è un'associazione internazionale che si occupa naturalmente di economia circolare, di sostenibilità e c'è anche appunto la sezione italiana. E abbiamo qui appunto il suo rappresentante che adesso ci darà una serie anche lui di indicazioni e di dati sul tema. C'è idea di fare il Mac, sono un altro pianeta. Un attimo che vediamo se riesco ad aprire la presentazione, l'ho salvata sulla... Problemi tecnologici alla fine sono uguali, anche per i possessori di Mac. Un po' mi consolo. Sì, quelli che purtroppo rimangono nonostante l'avanzamento della però intanto potremmo utilizzare il tempo così per discutere finché non sì, magari qualche domanda sì sta bene se avete qualche considerazione. Io ho una considerazione da fare perché allora se viene qui così abbiamo anche lo streaming e la sentono tutti per il microfono sì. Perché io sono pronto. Cioè non vorrei perché in streaming siamo in pronto. No, se vuole no, io faccio solo una considerazione perché ho sentito l'intervento della Cina. Allora mi veniva da chiedere se loro hanno il registro dei tumori, perché in realtà la quantità di tumori che loro hanno è molto più alta e se devo dire è un popolo che ha fatto dei danni incredibili, per cui non mettiamolo come esempio assolutamente. Quindi questo lo dico perché quando ho sentito fare il confronto, non devo difendere nessuno, sono per l'elettricità, mi muovo con la bicicletta elettrica, però ci sono mille osservazioni rispetto all'intervento che hanno fatto e non solo sulla questione dei tumori, perché noi qua oggi, io sono venuto perché spero nell'elettricità, perché l'inquinamento noi lo abbattiamo per cosa? Per i tumori, punto. Sì, no, io l'ho specificato subito, la Cina è ancora più grande inquinante
del pianeta, però appunto ha deciso di fare un'inversione a U secca. Quindi... Sì, però il rapporto è sempre a vantaggio nostro rispetto a loro. E questa è solo una piccola parte. Perfetto, è chiarissimo. Diciamo che stiamo guardando alle best practice, non alla situazione quantitativamente parlando. Se si presenta lei direttamente, lei ha la parola. Grazie mille, io mi chiamo Mauro Roglieri, sono amministratore di una società di ingegneria che si occupa da molti anni di sostenibilità energetica e abbracciando tutti i temi della sostenibilità energetica, dell'efficienza energetica, utilizzo di fonti rinnovabili, progettazione di sistemi efficienti, edifici efficienti e via dicendo. Tra le altre cose sono anche poi segretario del chapter Veneto Friuli Venezia Giulia del Green Building Council Italia, che è un'associazione di aziende e di enti che promuovono la sostenibilità nel settore dell'edilizia, quindi utilizzando un approccio olistico, no, alla sostenibilità in edilizia, e quindi non solo guardando l'aspetto energetico ma anche quello idrico, l'utilizzo di materiali sostenibili e tra le altre cose anche all'incentivazione della adattabilità degli edifici ad ospitare veicoli elettrici o veicoli sostenibili in generale, primo tra tutti anche il muoversi a piedi o in bicicletta. Ringrazio per l'invito a partecipare, naturalmente io do il mio contributo come tecnico, mi occupo da tanti anni del settore energetico, faccio consulenza per il settore industriale e quindi diciamo la mia preoccupazione, il mio lavoro, tutti i giorni cerco di dare un contributo per aiutare gli attori, gli operatori economici a fare questa transizione verso un'economia sostenibile. E tutte le volte che un movimento politico o un'amministrazione cerca di informazioni o di approfondire temi che vanno in questa direzione, con molto piacere che cerco di dare il mio contributo con qualche spunto, diciamo, legato al mio lavoro. E anche per la posta avevo messo qui due fotografie per iniziare la chiacchierata, con diciamo, la fotografia di Piazza Tiananmen qualche anno fa e poi diciamo negli ultimi recenti anni. No? Poi ultimamente pare che appunto questa politica del governo cinese stia riportando un po' indietro la situazione, però ecco, in questo articolo del Corriere un paio d'anni fa è molto carino perché fa vedere tutte queste fotografie, no, con prima e dopo. No, durante... Ecco, noi ci stiamo occupando di questo oggi, cioè stiamo cercando di capire come cercare di contribuire a spingere le nostre economie, le nostre comunità verso un miglioramento di quello che è il connubio tra la vita all'interno dei centri urbani e l'aumentare della densità di popolazione all'interno dei centri urbani. Voi sapete che al 2050 è previsto che il 70% della popolazione mondiale viva all'interno di centri ad alta densità, quindi all'interno di città fondamentalmente, no? C'è questo paradigma dello spostarsi dalle campagne verso le città, i centri urbani altamente popolati, è ormai nato da decenni e si sta sempre più confermando. E conseguentemente dobbiamo trovare delle modalità per far convivere queste esigenze di grande necessità di popolazione, grande necessità di mobilità, anche di economia, quindi di commercio, quindi di garantire la circolazione delle merci delle persone, ma allo stesso tempo preservare la salute delle persone, perché chiaramente al giorno d'oggi le emissioni legate ai veicoli a combustione interna, il tipo di mobilità che abbiamo, non garantiscono questo. Allora io ho fatto una rapida digressione su quelli che sono i vettori energetici che vengono utilizzati. Noi stiamo paragonando oggi gli idrocarburi all'energia elettrica. Spesso quando sento parlare di mobilità elettrica vedo che mancano un po' diciamo, i fondamenti di questo terreno della mobilità elettrica. Quindi ho aggiunto delle slide. Ecco, un metro cubo di gas naturale, quando lo bruciamo, adesso uso il gas naturale che tra l'altro è il più pulito dei combustibili, il metano, viene utilizzato nelle auto ancora troppo poco rispetto alle benzine o ai diesel, è un combustibile molto pulito perché ha molte meno emissioni di polveri. Ecco, però già anche lui ha un effetto ambientale molto negativo perché libera in atmosfera, quando viene utilizzato, circa 2 kg di CO2 per ogni standard metro cubo che viene utilizzato. 2 kg di CO2 non si vedono, no? Non si riescono a soppesare, però diciamo che potremmo immaginare una sfera di circa 60 cm, 80 cm di diametro che ogni standard metro cubo di gas naturale emette, fa salire in aria.
E questo è legato alla sua reazione chimica quando si utilizziamo, quindi emette energia termica, che è quella che ci serve, ma in più appunto c'è l'emissione di CO2. Lo utilizziamo all'interno delle nostre caldaie per scaldare l'acqua, per esempio, poi utilizziamo l'acqua solo in minima parte per effettivamente perché ci serve, per l'altra la lasciamo andare a defluire nella nostra doccia, no? Quindi l'effetto poliutile è ancora, diciamo, subisce il rendimento dell'utilizzo finale della sua energia. In compenso però le emissioni vanno in atmosfera e nessuno se ne occupa. Quando utilizziamo il gas naturale per produrre energia elettrica, poi utilizziamo delle turbine, normalmente turbine a gas di derivazione aeronautica, e collegate poi nel loro mozzo a degli alternatori, e questi alternatori fanno sì che venga immessa nella rete elettrica dell'energia elettrica trifase. Ma di nuovo, come vedete qui, a livello di produzione di energia elettrica c'è una grandissima produzione di CO2, proprio come nella nostra caldaia, anche all'interno delle turbine, quando produciamo del gas naturale liberiamo enormi quantità di gas CO2. Questo CO2 è innocuo, lo respiriamo tutti i giorni, però ha un difetto, che è quello che è responsabile dell'effetto serra. Okay? Quindi l'atmosfera si sta saturando da anni, da decenni di CO2 e altri gas serra, naturalmente, e questo fa sì che la temperatura media globale stia aumentando. Tema molto molto urgente di cui purtroppo ancora poco si percepisce l'urgenza e l'emergenza. Abbiamo anche alternative per produrre energia elettrica però, ecco. E questo è il grande punto chiave, cioè l'energia elettrica può essere prodotta anche attraverso altre fonti, come su quella idroelettrica, ma naturalmente c'è quella fonte eolica, fonte solare. Quindi nella stessa rete elettrica dove oggi immettiamo energia derivante dalla combustione di gas naturale principalmente in Italia, possiamo immettere una grande quantità anche di energia proveniente da fonti rinnovabili. Queste sono, diciamo, le percentuali delle fonti primarie utilizzate oggi, più o meno, ecco, questa è la suddivisione. Quindi vedete che c'è una grande ancora componente legata ai combustibili fossili. Nel 2016 c'è stato un aumento a scapito un po' delle fonti rinnovabili, ma anche a scapito del carbone e degli altri prodotti petroliferi. Ma quello che è importante, ecco, che oggi il fattore di emissione della nostra rete nazionale, cioè ovvero quanta CO2 viene emessa da tutte le fonti che utilizziamo per produrre l'energia elettrica che poi va nel nostro sistema elettrico nazionale, è circa 0,36 kg di CO2 per kilowattora elettrico. Questo dato è un dato molto importante. Questo è l'andamento dal 2007 previsto fino a oggi, diciamo, sono dati storici fino a questo livello qui, fino al 2017, e poi dal 2017 in poi è una proiezione di quelli che sono i fattori di emissione delle reti nazionali dei vari paesi dell'Unione Europea. Come vedete, cioè, adesso chiaramente non è che dobbiamo fare un'analisi dettagliata di questo grafico, però ecco, vorrei che vi rimanesse impressa questa linea, cioè una linea che è nettamente in discesa, no? Perché in tutte le reti nazionali dell'Unione Europea, nella rete elettrica nazionale dell'Unione Europea, c'è una drastica riduzione della componente dell'energia fossile, delle fonti fossili che contribuiscono a produrre energia elettrica. Quindi fondamentalmente si parla di decarbonizzazione della rete elettrica. Questo trend è tuttora in corso, anche se ha degli alti e dei bassi, anche a seconda della stagionalità di quanta energia idroelettrica viene messa in rete ogni anno. Questo è lo stesso indicatore dove ho fatto, diciamo, un focus, questo qui è un report della International Energy Agency che dà ogni anno questo tipo di indicatori, e vedete quando siamo passati dal 1990 circa 476 grammi di CO2 per kilowattora a oggi che siamo circa 329 grammi di CO2 per kilowattora. Quindi c'è una netta riduzione, che tuttora è in corso. In Italia siamo oggi a circa 300 grammi di CO2 per kilowattora. Ecco, naturalmente questo ricordatevi quando attaccate l'asciugacapelli, che ogni kilowattora state emettendo 300 grammi di CO2 in atmosfera. Non voi direttamente, ma diciamo il mix energetico nazionale. Ecco, a questo si ricollega poi la strategia. Abbiamo detto che abbiamo il problema del gas serra. Per risolvere il problema del gas serra, a livello internazionale, si hanno degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 al 2050 che garantiscano, in qualche modo, speriamo, che la temperatura media globale non aumenti più di 2 gradi centigradi rispetto ai livelli del 1990. Questi obiettivi, guardate, sono questi, graficamente rappresentati. Tutti i settori dell'economia devono contribuire, e vedete anche il settore dei trasporti come deve ridurre drasticamente le sue emissioni di CO2.
tanto più il settore della produzione di energia elettrica, vedete che praticamente deve andare a zero, cioè quindi per il settore dell'energia elettrica è prevista una fortissima contribuzione nella riduzione delle emissioni globali di CO2. Questo cosa significherà? Che quel fattore di emissione della rete, quello 300 grammi di CO2, devono praticamente diventare zero. Quindi noi abbiamo questo obiettivo che le nostre utility, Enel, eccetera, hanno già recepito. Se vedete, Enel, tra l'altro, ha una politica molto aggressiva in questo periodo di promozione dei suoi obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 del suo mix energetico. E poi, che lo raggiunga o meno, non è a me dirlo, però insomma, tutti gli operatori delle reti elettriche stanno investendo pesantemente in questo tipo di strategie. Di conseguenza, ecco, l'auspicio è che a breve questi kilowattora che noi assorbiamo dalla rete elettrica siano sempre più convenienti da un punto di vista ambientale. Quindi c'è questo trend in corso molto importante da tenere presente quando si parla di ricarica, no, delle auto, dei veicoli elettrici. Ed è uno dei motivi importanti per cui, con cui si può confutare anche chi dice: ma tanto poi io consumo energia elettrica che comunque viene prodotta da combustibili fossili. Sì, è vero, ma questo trend giustifica un'accelerazione del passaggio al trasporto elettrico. Ecco, vedete, questo è il paragone che potete trovare poi in un interessante report del World Economic Forum, che paragona proprio qual è l'emissione di CO2 full cycle da veicoli elettrici oggi, comparata con quella che è la stessa misura su un veicolo a combustione interna, internal combustion engine, electric vehicle. Se in più, la riduzione è circa 60%, se in più l'energia elettrica fosse prodotta da fonti a basse emissioni, questo sarebbe l'emissione legata al ciclo di vita completo del veicolo rispetto a quella che è oggi l'emissione dello stesso ciclo di utilizzo di un veicolo a combustione interna. Quindi vedete la drastica riduzione, no, di emissioni di CO2. Quindi il contributo che l'elettrificazione dei trasporti può dare alla riduzione del problema dell'effetto serra è enorme. Ecco, questo, diciamo, ho fatto un focus un po' sull'effetto serra, ma tenete conto che chiaramente il problema delle polveri sottili, il problema dell'inquinamento locale generato dalla combustione, quindi dall'utilizzo dei mezzi di trasporto a idrocarburi, unito naturalmente al problema della produzione di energia per il riscaldamento degli edifici, perché poi l'altro grosso problema all'interno delle città è che usando stufe, usando caldaie a gas o altri combusti di idrocarburi, abbiamo comunque la liberazione di CO2, se non che anche di polvere in alcuni casi, di accumulo locale anche per prelevare parte dell'energia, naturalmente con dei programmi, con dei software che oggi sono assolutamente gestibili, che riescano a governare tutta questa smart grid, dove, diciamo, non è più solo necessario trasmettere energia, ma anche segnali, anche quindi dati, e mettere in comunicazione tutti questi oggetti perché ottimizzino il funzionamento del sistema. Quindi diciamo che questa ricarica intelligente creerà anche maggiore flessibilità nel sistema elettrico, migliorando anche la stabilità e ottimizzando il costo per la capacità di picco, sicuramente. In più, inoltre, i veicoli elettrici diventano più accessibili perché il costo della batteria andrà chiaramente diminuendo, e i servizi di ricarica intelligente ridurranno anche i costi di ricarica e porteranno nuovi servizi. In futuro, quando avremo gli AV, che sono gli autonomous vehicle, abbiamo visto un esempio prima con la navetta, i veicoli che si muovono addirittura da soli, questi avranno anche un costo chilometrico ancora più basso rispetto ai veicoli elettrici normali, e potrebbero arrivare a ridurre ulteriormente significativamente i problemi ambientali, ma anche gli incidenti, i problemi di ingorghi, eccetera. Questi veicoli in qualche modo riescono anche a organizzare tra di loro e aumentare anche l'efficienza del trasporto. Questo è il report che citavo, che diciamo, ho letto con piacere, che vi invito a avere degli spunti di riflessione molto interessanti, soprattutto perché dà anche dei consigli. Come possiamo, appunto, la risposta alla domanda è: come possiamo accelerare questa transizione, come possiamo aiutare anche nel pianificare delle politiche, eccetera. Allora, qui dà tre consigli che io mi sento di condividere, cioè adottare un approccio multi-stakeholder e market specific, cioè puntiamo subito ai problemi, diciamo, che possono essere affrontati con il minimo sforzo, no? Chiaramente in Cina è molto semplice, uno decide, il governo decide qualcosa e lo impone a tutti, no? In Italia siamo più come in un condominio dove c'è l'amministratore, sì, ma poi alla fine nell'assemblea
la gente si lancia gli zoccoli e i piatti, no? Quindi non si riesce mai a decidere un tubo, perché ognuno va per la sua strada, prima cosa, ognuno ha la sua idea, seconda cosa, la gente si informa poco, quindi c'è poca cultura di base, secondo me, questo è uno dei problemi principali perché non si riesce a mettersi mai d'accordo. Ecco, quindi diciamo, ci vuole subito un coinvolgimento di tutti gli attori, quindi sicuramente per una politica anche a Venezia la cosa più difficile, la cosa principale, però la cosa più importante è mettere d'accordo tutti, perché naturalmente un approccio per la trasformazione elettrica non può che essere affrontato con una trasversalità, perché ci deve essere dentro il gestore della rete elettrica, ci deve essere dentro i produttori di autoveicoli, i produttori di energia, gli utilizzatori, ci devono essere dentro i produttori di sistemi di comunicazione. Quindi diciamo è veramente una sfida che impone, secondo me, la collaborazione tra tutti questi soggetti. Poi ecco, il report dice anche puntare prima di tutto alla sostituzione dei veicoli a elevato utilizzo. Inutile che io, vabbè, la Tesla sarà bella, ma se poi uno ci fa 100 km al mese, l'effetto ambientale, diciamo, che io ottengo è anche molto limitato. Per cui ecco, invece i 10.000 autobus che girano in strada tutto il giorno, subito. E, ecco, il terzo punto è disporre oggi le infrastrutture critiche per la mobilità elettrica, anticipando la trasformazione. Se abbiamo di fronte una sfida, la Cina in qualche modo ha già reagito, ma ci sono anche paesi all'interno dell'Unione Europea che sono nati obiettivi molto sfidanti, città che hanno deciso che al 2030 saranno già completamente elettriche. E abbiamo la possibilità anche di avere un vantaggio competitivo se ci mettiamo a lavorare presto e subito. Però ecco, dobbiamo passare attraverso questo punto qui, che è disporre oggi delle infrastrutture critiche per la mobilità elettrica. Ci sono già dei trend in corso anche in Italia, speriamo che continuino sempre più, con più enfasi. E questi, ecco, voglio lasciare anche come punti di attenzione per chi vuole proporre e sviluppare programmi politici nei prossimi anni legati a questo tema. Mi fermo qui e poi se ci sono domande, insomma. A causa di ulteriori impegni, adesso facciamo subito, tentiamo il collegamento con il secondo ospite internazionale, dopodiché ci sarà comunque spazio per un ulteriore dibattito e approfondimento, tra l'altro invito anche Schernato, poi tu puoi fermarti, perché sia io che Marco Nardin dobbiamo fuggire per ulteriori impegni, quindi poi Enrico se fare dopo tu... passiamo noi due, esatto, fate voi due, esatto, il cappello. Io vabbè, iniziamo. Ok, c'è Antonio che può concludere. Adesso abbiamo tentiamo il collegamento, e come prima, se non funziona abbiamo il video, se funziona facciamo la diretta. Marco Morosini, anche lui è un noto ricercatore che insegna al Politecnico di Zurigo. Da moltissimi anni si occupa di ambiente in generale e di energia in particolare. Vediamo se riesce il collegamento. Prima è andata benissimo con la Cina, vediamo se la Svizzera ci dà qualche delusione. In caso abbiamo il video, comunque lui direbbe le stesse cose che abbiamo in video. Lascio un messaggio dopo il beep. Vediamo un po' se ce la facciamo. Scusa, c'è un problema? No, funziona. Pronto? Pronto? Se ce la facciamo, altrimenti faremo partire il video. Dicono che gli svizzeri sono puntualissimi. La persona chiamata non è disponibile. Lascio un messaggio dopo il video. Thank you.
fortunatamente abbiamo il piano B, abbiamo il video, e comunque lui nel suo intervento avrebbe detto assolutamente la stessa cosa. Certo che in diretta sì, sì, abbiamo sia il video che le slide. Andiamo in video. Non ci sono altre domande? Ecco, approfittiamo se intanto se ci sono altre domande per... No, io mi permettevo di dire una cosa, che sarebbe stato giusto sentire la registrazione di quello che ha detto il direttore generale della CTV Senno 15 giorni fa, quando l'ho sentito anch'io. Senno ha spiegato come aveva un vaporino, voleva fare il vaporino elettrico, l'ha collaudato 2 anni e poi adesso in disarmo. Allora tutti gli hanno chiesto, ma perché? E lui ha spiegato 2 cose. Ha spiegato che quel battello pesa 12 tonnellate, che un motore elettrico che sia capace di manovrarlo negli spazi di, come dire, negli spazi circostanti la parola, perché il vaporino a Venezia non accosta, si scontra con il suo approdo, e quindi è l'unico mezzo che non accosta una banchina ma si scontra con la banchina al mondo. E quindi questo mezzo che pesa 12 tonnellate non è in rapporto con la potenza che può erogare il motore elettrico per farlo manovrare. Aggiungendo un dato, che siccome lui movimenta 120 milioni di passeggeri tragitto durante l'anno, perché questo è il peso del turismo a Venezia, i suoi tempi di percorrenza e di manovra non sono assolutamente in sintonia con la potenza mezzo. Qualcosa di lasciando tutti di stucco, perché il problema non è del mezzo tecnico, sì, ma di altro tipo. Sì, scusate sempre per la considerazione che dicevo prima, adesso mandiamo il video, dopodiché assolutamente il dibattito può proseguire. Andiamo pure col video. Comunque sarebbe da approfondire proprio questo. Ma lui bisogna invitare. Ti parlo da 2 cose. Non prendevo perché stava cambiando treno, quindi mi ha scritto. Buonasera, sono Marco Brusini, ti parlo dalle montagne, forse vedete. Bisogna coprirsi, ti parlo da 2 cose, dal veneziano di origine e dal svizzero di passione e di professione. Ti parlo di un progetto che vi propongo, che io chiamerei Venice Impulse, è lo stesso nome trasformato di Solar Impulse, forse lo conoscete, è un aereo fotovoltaico che ha fatto il giro del mondo l'anno scorso e di cui io mi sono molto occupato, non perché sia un'innovazione tecnologica, ma perché, come dice il nome, è un straordinario, un impulso di comunicazione, di immagine, di sogni, e qualcuno dice che è costato troppo, 150 milioni di franchi, secondo me è costato poco, considerando che quando Gillette lancia un nuovo rasoio spende altrettanti soldi per promuovere il meglio nell'uomo, e invece è meglio per il pianeta. Allora, la mia idea è questa che vi propongo. Sentiamo Bertrand Piccard, che è l'eco-pioniere, l'eco-pilota di questo eco-aereo, e gli proponiamo di fare una colletta mondiale per elettrificare Venezia. Anche qui, non tanto per
dopo il giro del mondo di Solar Impulse, ha creato una fondazione Solar Impulse che raccoglie i migliori progetti di clean technology, di tecnologie progressive. Ne vuole raccogliere 1000. Ci sono ancora 2 mesi per presentare il proprio progetto. E io penso che voi dovreste presentare Venice Impulse. Ci terrei molto anche veneziano, da veneziano, veneziano di geni. Io sono nato a Milano, che sono perfetto, sono emigrato in Svizzera e sono diventato svizzero. E vi dicevo, vi parlo da veneziano di geni e da svizzero di professione e di passione. E allora quando uno si chiama Marco Morosini e si siede al caffè Floriani e dietro di sé sul muro c'è la fotografia dell'epoca, il ritratto di Marco Polo e davanti il ritratto di Francesco Morosini, Marco Morosini non può gongolare, non può non gongolare quando sente un progetto di rendere Venezia elettrosolare, trasporti acquatici. E poi invece c'è la svizzerità. La svizzerità è molto importante a sua volta per 2 motivi. Uno, perché Solar Impulse è un'impresa svizzera, progettata in buona parte da un politecnico svizzero. Maledizione, Politecnico di Losanna, io sono Politecnico di Zurigo, un po' come Milan Inter, no? Però io vorrei proporre, se siete d'accordo, al Politecnico di Zurigo di mettere il know-how tecnologico e anche organizzativo, e anche di start-up, e anche imprenditoriale, e anche di fundraising per fare Venice Impulse. Ho la fortuna conoscere personalmente Vino Muzzella, come me, un lì, tantis mutantis, un italiano svizzero come me, però a differenza di me lui è presidente del Politecnico di Zurigo e lui mi ascolta abbastanza, per esempio ha avuto il coraggio, nonostante i miei avvertimenti, di andare al festival Ustoka 5 Stelle con i grillini, parlare ai grillini, ai famigerati grillini, del rifugio Monterosa, il nuovo rifugio Monterosa, progettato dal Politecnico di Zurigo, e di cui la termotronica, tutto il sistema di controllo energetico, l'ha fatto lui, Dino Muzzella, perché come professore c'è un po' di queste cose. È un rifugio quasi 3.000 metri, su ghiacciaio, 100% energia solare, dove 120 persone ogni giorno possono fare la croce. Ce lo facciamo dire, madre, perché ha detto che voleva darci un saluto. Quindi siamo stati un po' sfortunati perché stava cambiando il treno, era proprio nel momento di passaggio del treno. Eccoci qua. E ci sono. Sì. Pronto, sono Marco, mi senti? Sì, sì, sì. Pronto, mi sentite? Sì, noi ti sentiamo. Pronto. Abbiamo visto il tuo. Abbiamo visto il. Ciao, sono in treno. Abbiamo tutto bene, abbiamo visto il tuo video e quindi ti chiediamo magari un saluto riassuntivo perché abbiamo già sforato con i tempi e quindi abbiamo sentito la tua idea e quindi gli ospiti in sala hanno già visto il tuo video, però ci piaceva anche vederti dal vivo e sentire le due battute finali. Benissimo, molto volentieri, faccio un saluto a tutti. Ti suggerisco di mandare se puoi mandare le slide che io ti ho mandato, che sono più belle e più interessanti della mia faccia. E comunque quello che avevo da dire l'ho detto nel video. Mi complimento per questa iniziativa vostra, spero che abbia molte conseguenze, che abbia le conseguenze positive e nel migliore dei casi.
case, anche quelle che io suggerisco, cioè di fare un progetto Venice Impulse. Ne ha nient'altro da dire, avete poco tempo, saluti a tutti, complimenti e forza. Bene, sicuramente riproporremo un altro di questi convegni e quindi sarà l'occasione per conoscerci e per avere la tua presenza fisica qua in, in Italia. Ti ringrazio. Se puoi fai vedere le slide. Ok, grazie, ciao. Sono in partenza. No, ma abbiamo comunque Antonio e... Sì. Abbiamo abbondanza di parlamentari e, io mi scuso ma devo correre, sono in diretta sulla trasmissione di nuovo e spero che tutto quello che abbiamo detto sia stato perlomeno di spunto, perché quello che vogliamo noi è porre l'attenzione su alcuni temi, magari con la brezza elettrica, porre l'attenzione su alcuni temi che ci sembrano centrali per dare uno sviluppo al paese. Quindi io vi ringrazio per essere presenti, mi scuso se devo scappare, ma vi lascio comunque con chi questi temi li affronta assieme a noi e sta portando avanti i vari progetti. Grazie. Ok. Allora, buonasera a tutti. Grazie Gianni, grazie Marco e adesso e grazie Enrico che anche lui ha, va in trasmissione. Allora, affrontiamo l'aspetto che è stato citato qualche volta, cioè le motivazioni, perché andare nell'elettrico, perché bisogna intervenire su questo aspetto. E un attimo che... Buonasera, grazie. Buonasera. Sì, bravo, ecco, questo mi serve. Questo e spero di avere il cavo. C'è. Lo switch è sempre una motivazione complicata. Adesso vi mostro, infatti, un ragionamento collegato anche alla realtà attuale. Allora, la realtà attuale è che, altro che elettrico, noi siamo nel mondo del carbone. Ricordo che qui, proprio qui, c'è la centrale a carbone più grande del nord-est, ma